Ciao amici, sapete che il fegato è uno degli organi più importanti? Si capisce anche perché è uno degli organi più grandi, quindi ha un ruolo decisivo. Sì, ma non mi far venire il fegato amaro con brutte notizie, ok? No, tranquilla, ci pensano già tutte le cose che stanno succedendo intorno a noi. Oggi voglio ricordarvi che il fegato è fondamentale per il nostro benessere. Ma sapete una cosa? Tante persone mangiano male e poi si lamentano di avere il fegato grasso, come se i due fattori non fossero collegati. L'alimentazione è uno dei principali fattori per la salute o la malattia del fegato. Ecco perché gli alimenti dannosi per il fegato andrebbero eliminati o consumati in quantità e frequenza estremamente ridotte. Quindi ora vediamo qual è la lista dei cibi nemici della salute del fegato. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un pensierino per voi. 1. Gli zuccheri. Anche i cibi ricchi di zucchero sono nemici del fegato, soprattutto quelli industriali. Lo zucchero in eccesso squilibra il metabolismo e spinge verso il fegato grasso. Una ricerca del Bambin Gesù di Roma ha evidenziato la pericolosità degli zuccheri, soprattutto nei più piccoli. Quindi attenzione adulti, a voi e ai vostri bambini. Trovate il link della ricerca in descrizione. 2. Le bevande zuccherate. Spesso quando si parla di consumo di zuccheri si dimentica che le bevande sono molto zuccherate e hanno anche dolcificanti e coloranti, deleteri per la salute del nostro fegato. Il succhino, l'aranciatina, zuccherati sono vere bombe per fegato e pancreas. 3. I cibi con grassi. I grassi saturi sono molto nocivi per l'organismo e in particolare per il fegato. Dove si trovano i grassi saturi? Carni rosse, insaccati, burro, margarina, strutto, lardo, pancetta di maiale, salsicce, wurstel, formaggi grassi, fritture, prodotti da forno industriali come brioche, croissant, piadine o tarallini con lo strutto e snack vari. Quindi evitate i cibi confezionati che magari sono gustosi ma dannosi. Chissà perché si chiama fegato grasso, i responsabili sono proprio i grassi saturi. 4. Carne rossa e insaccati. Ne abbiamo già parlato, ma meglio ribadirlo. Salumi, insaccati, wurstel, salsicce e carni rosse sono nocivi per il fegato. Meglio prediligere carni bianche, pesci e proteine di origine vegetale. 5. Formaggi grassi. Se volete mangiare formaggio, verificate la percentuale di grasso. Alcuni sono palesemente grassi, come il gorgonzola, il mascarpone. Altri sembrano innocui ma possono trarre in inganno, come la crescentina e la mozzarella. Sono bombe grasse, verificate leggendo sempre l'etichetta. La percentuale di grasso non deve superare il 25-30% sul totale. 6. Oli e salse. Limitate il consumo di condimenti e salse industriali, contengono sempre grassi e additivi per dargli gusto. Meglio un cucchiaio in più di un buon olio extravergine di oliva italiano, che invece fa sempre bene. 7. Alcol. Avete ragione, non è un alimento, ma vi assicuro che il fegato non lo gradisce. Niente superalcolici, mi raccomando, nemmeno nel weekend. Meglio due mezzi bicchieri al giorno di un buon vino rosso durante i pasti. Grassi e alcol sono i due super nemici del fegato. Bene amici, anche oggi abbiamo scoperto come prenderci cura del nostro corpo, in particolare dell'importantissimo fegato. Spero di avervi dato qualche notizia in più. O se già sapevate tutto, vi ho aiutato a ricordarlo. Perché un conto è sapere, un conto è mettere in pratica. Per questo sono disponibile a seguire le persone con i miei percorsi detox, per aiutarle a mettere in pratica tutte queste informazioni in modo ottimale. Cosa ne dite? Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, un promemoria con gli alimenti nemici del fegato. Mangia sano e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.